Buongiorno a tutti, non so se mi vedete, sono Mary, sono ancora viva per chi se lo stesse chiedendo. E, sono le 9 di mattina, nonostante qui non so se vedete, ma è buio pesto perché siamo in Islanda, dopo tutto è del dicembre, quindi abbiamo tipo 4 ore di luce, 5. In realtà neanche tanto perché praticamente tramonto e alba c'è sempre questo chiarore, non è proprio giorno, ma va bene. Sto andando al lavoro e ho intenzione di provare a girare un vlog settimanale da oggi a sabato prossimo, vediamo come va, perché finalmente ho finito il semestre e quindi sì, ho più tempo. Oggi lavoro, ma poi ho qualche giorno libero più in là. E spero di riuscire a farvi vedere qualcosa di interessante e poi vorrei anche spiegarvi il motivo per cui non ho girato praticamente più nulla negli ultimi 2 mesi e fare un video a parte per quello. Per il momento ci teniamo aggiornati, ci si vede più tardi perché devo lavorare e non posso girare tutto il lavoro, ovviamente, quindi ci sentiamo più tardi. Sono uscita dal lavoro ed è di nuovo buio, come previsto. Praticamente non vedo mai la luce e ho il naso rosso. Non capisco perché, perché non fa freddo, una felpa. I misteri. Buongiorno, oggi è il 12 di dicembre, è lunedì. Sono mezza addormentata, come potete notare dalla faccia, perché mi sono appena svegliata. E fuori è buio pesto, nonostante siano le 9:30. No, probabilmente ora sono le 10 e un quarto, però è buio pesto, potete vederlo anche dalla finestra, quella lì dietro, che è una finestra, è tutto buio. Ora faccio colazione e vi faccio vedere un po' le stranezze che preparo per colazione qui e come le preparo. Seguitemi. Allora, intanto ho messo un po' d'acqua a bollire qui nel bollitore e poi un altro pochino d'acqua qui a bollire nel pentolino, è davvero poca. Per fare l'oatmeal, che è una specie di porridge, via. Per fare il caffè uso questa caraffa qui, ci metto sopra questo cono, praticamente un cono bucato, lo metto là e poi ci metto dentro uno di questi filtri qui, che sono filtri per il caffè, e lo vado a mettere dentro praticamente. Quindi una volta aperto risulta così e poi ci metto il caffè, ce lo verso dentro questo qui. Questo è proprio il caffè marca Poraccia, però volendo se ne trovano anche di migliori. Quindi viene così e una volta che l'acqua ha finito di bollire gliela verso dentro e praticamente poi passa attraverso il filtro sotto e crea il caffè. Nel mentre c'è qui l'acqua che sta bollendo. Ho la mia cannella, questa è una ricetta in realtà che mi sono inventata io perché il porridge da solo non mi piaceva e per cui lo sto facendo con lo zucchero alla cannella, quindi semplicemente ci butto 4 cosine di cannella qui e lascio bollire un altro po'. Qui ho l'avena, si chiama oats. Praticamente gliene butto un pochettino dentro la pentola e la lascio bollire un minutino nel mentre la giro un po' col cucchiaio perché altrimenti si attacca, questa è l'avena. E poi prima di metterla nella tazza ci metto un po' di zucchero. La tazza ancora non l'ho preparata. La mia tazza di Natale. Eccola qui. Qui ho buttato l'avena, ovviamente la faccio girare così. Se ad esempio in questo caso forse ci vuole un pochino d'acqua, gliene aggiungete un pochino. Intanto ho buttato l'acqua qui dentro il cono e potete vedere il caffè. È proprio una roba super artigianale, però funziona, il caffè viene buono, perché no? Allora, qui ho versato l'avena pronta dentro la tazza e praticamente cosa faccio adesso? Ci butto semplicemente un pochino di latte, uno perché viene più buona e uno perché la raffredda, però proprio pochino pochino, tipo così, e poi la girate. E
alla fine il risultato è più o meno questo. E vi assicuro che se la fate bene, ci mettete la cannella e lo zucchero, viene davvero buono. A me senza non piaceva, sembrava una roba senza nessun sapore che dovevo inghiottire per forza, quindi ho preferito renderla buona. Il mio caffè latte finalmente è pronto. L'avena è pronta. Ciao ciao! Qui ho anche i muffins. Muffins, la tovaglietta natalizia, il corridino del tavolo natalizio, lucine ovunque. Fuori ancora buio. Oggi siamo in giro, stiamo andando verso Borgarnes. Quello immagino sia un insediamento vichingo, c'è una cascata e poi c'è il fiordo, un tipo chiuso. Qua oggi è martedì 13, è 13, sì, è 13. E nei giorni passati sono andata per ben 2 volte in ristorante e ho mangiato delle cose, tra l'altro molto particolari, che avrei voluto farvi vedere, ma avevo talmente tanta fame che me ne sono scordata. Scusatemi. Ad esempio, l'altro giorno ho mangiato la zuppa di renna. E ieri sono andata a Borgarnes, che è un paese più o meno 2 ore da qui, e siamo andati in un museo dei vichinghi, delle saghe, della saga di Egil. E io ho mangiato, anche il mio fidanzato ha mangiato la kjötsuppa, che è la zuppa di carne islandese tradizionale, ma me ne sono completamente scordata. Però oggi sto andando in ristorante di nuovo per celebrare finalmente la fine del semestre con le mie amiche e spero di ricordarmi di farvi vedere quello che mangerò. Scusatemi, sono proprio. We just went to Borgarnes basically because the weather was awful. To Borgarnes or to which one? Yeah. Oggi è venerdì e per una volta non è buio. Perché è l'una di pomeriggio, quindi per una volta c'è un po' di luce. Sto andando al centro commerciale con una mia amica per fare i regali di Natale. Vi farò vedere un po' il centro commerciale, i negozi, che comunque non è che sia molto diverso dai centri commerciali italiani o comunque Europa in generale, praticamente è la stessa cosa. E nulla, ci vediamo più tardi. Risparmio batteria e memoria del telefono soprattutto. E ci vediamo dopo. Volevo farvi notare una cosa mentre cammino. Circa 10 minuti fa, 15 al massimo, nevicava. Ora guardate il cielo. C'è qualche nuvola, ma è per lo più chiaro. Lì non c'è nemmeno una nuvola per sbaglio. È proprio vero quello che si dice in Islanda, se non ti piace il tempo, aspetta 5 minuti. That's good.
Ok, sono ufficialmente una pessima vlogger perché non vi ho fatto vedere praticamente nulla di Krillan. Tra l'altro nemmeno vi vedete, mi sa, perché è buio, come se non ci fosse un domani, a parte per le luci di Natale. E comunque non è che ci fosse tanto da farvi vedere, ci sono negozi normalissimi tipo Zara, Levi's, taratarata. Ho comprato un sacco di regali, yeah! Non tutti, però purtroppo devo ancora rimediare qualcosa e ora sto andando a casa. Penso che questo vlog settimanale terminerà qui. È stato più che altro una prova per riprendere l'abitudine, diciamo. E ci vediamo la settimana prossima con qualcosa di più interessante. E poi tornerò in Italia per 2 settimane e vi farò vedere un po' la mia città natale e anche Firenze. Alla prossima. Ciao ciao.